Su iniziativa della società Fortitudo Basket, partito da Porto Empedocle, dal Pala Moncada, un pullman carico di beni di prima necessità verso l'Ucraina, e adesso è rientrato con a bordo 50 profughi. Gaetano Ravanà. 2.886 km di gioia e speranza. Questo è il lungo viaggio del pullman organizzato dalla Fortitudo Basket Agrigento in tandem con la Fondazione Agire Agrigento, che ha voluto dare un grande mano d'aiuto alla popolazione ucraina in fuga da una guerra senza senso. Marco Gallo è stato l'uomo della società agrigentina che ha provveduto di persona a consegnare tonnellate e tonnellate di viveri di prima necessità, indumenti e farmaci alle donne, agli uomini, ai bambini ucraini. Dopo 2 giorni di viaggio, il pullman ha raggiunto il primo campo profughi in territorio polacco, dove sono state avviate le operazioni per i primi soccorsi. Senza non pochi problemi, dopo aver eliminato il pullman di ogni ben di Dio, sono stati fatti salire a bordo 50 tra donne e bambini, ospiti all'Hotel Tiziana in territorio di Porto Empedocle. Il viaggio di ritorno, come ha spiegato lo stesso Marco Gallo, è stato ricco di gioia. La gioia negli occhi di queste donne che giocavano con i loro bambini, in loro lo sguardo spento perché comunque hanno lasciato in Ucraina i propri uomini che combattono, che resistono, ma che rischiano giornalmente la vita. Queste immagini molto intime si riferiscono proprio al viaggio di ritorno che ha portato nell'Agrigentino queste 50 anime. Li vediamo giocare, come dicevamo, in prevalenza con i loro piccoli figli. Cercano di farli sorridere, quel sorriso appena accennato anche da loro. Sono fuggite da una guerra lasciando tutto nella loro Ucraina, dove sperano di poter tornare quanto prima.